stilare un primo report sullo stato di avanzamento della ricostruzione e sul lavoro che il governo sta portando avanti sul decreto post-sisma. Il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, è tornato a Teramo, dove era stato poco tempo dopo la sua elezione, per incontrare i sindaci della provincia teramana, anche in vista del prossimo cambio alla guida dell'ufficio speciale della ricostruzione. Era doveroso perché l'attuale conformazione dell'ufficio era una conformazione provvisoria, quasi un interim, e quindi adesso abbiamo fatto il bando per stabilizzare, dare una prospettiva di almeno media durata a questo ufficio e ai suoi dirigenti, e anche su questo ci confronteremo con le categorie e con il territorio per capire poi tra quelli che avranno risposto al bando la persona migliore che può assumere questo delicatissimo incarico. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, ha chiesto un cambio di passo sulla ricostruzione e uno snellimento delle procedure burocratiche. Marsiglio ha garantito la collaborazione massima da parte della regione. Una riunione di lavoro per ascoltare e capire meglio che cosa dobbiamo fare per riportare le persone dentro le case. Nel frattempo ho ieri firmato l'ordinanza, la delibera per l'acquisizione di nuovi alloggi che andranno all'edilizia residenziale e che permetteranno a qualche centinaio di famiglie di poter rientrare nelle case, in case vere.